La proposta di un'interrogazione parlamentare, alcuni passaggi nella trasmissione Chi l'ha visto e ora un nuovo fascicolo aperto dalla prefettura per indagare sulla scomparsa di Daura Dian, l'ivoriano di 37 anni di Ekate, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 2 luglio. Omicidio e occultamento di cadavere sono infatti i capi di imputazione contro ignoti ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Un caso che si infittisce perché dopo ricerche su ricerche non si è venuti ancora a capo di quanto accaduto quel sabato di oltre 3 settimane fa. Dauda ha registrato 2 video da un cementificio dove denuncia condizioni di lavoro disumane, poi alle 14.30 circa il suo telefono si è spento e sembra essere stato quindi inghiottito nel nulla. Aveva prenotato un volo per rientrare in Costa d'Avorio e trascorrere le ferie in casa con la famiglia, ma quel biglietto è stato trovato insieme al passaporto nella propria abitazione che condivideva con altri 3 extracomunitari. Inoltre si è accertato che nessuno ha mai chiesto il rimborso del biglietto pagato circa 600 euro. Dauda su quell'aereo non è mai salito, neanche utilizzando la copia digitale della prenotazione. Che cosa quindi è accaduto realmente a Dauda? Sarebbe veramente morto nel luogo di lavoro dove si recava ogni tanto a chiamata? E quanto continua a chiedersi la federazione USB che nei giorni scorsi ha incontrato il prefetto dopo un breve ma partecipato corteo di protesta organizzato a Ragusa? Dopo 3 settimane si continua a chiedere verità per Daudan e più garanzie lavorative per i tanti come lui, spesso costretti ad accontentarsi di piccoli lavori in nero in condizioni disumane, con in mano un martello pneumatico, rinchiusi in una betoniera con il caldo che scioglie l'asfalto. Ma le tante proteste degli ultimi giorni hanno fatto sì che i riflettori siano tornati ad accendersi su argomenti scottanti come caporalato, sfruttamento nei luoghi di lavoro. Le istituzioni italiane a tutti i livelli devono dare risposte sulla sorte di un lavoratore padre di famiglia scomparso misteriosamente nel nulla dopo aver denunciato peraltro difficili e ignobili condizioni di lavoro, ha affermato così Simona Surano, deputata del gruppo Manifesta, sopredisponendo, continua, un'interrogazione parlamentare per chiedere anche ai ministri competenti lumi sulla vicenda. Non possiamo ignorare quella che sembra essere una tragedia sul lavoro che fa purtroppo presagire il peggio. Dal caso di cronaca, la sparizione di Daura Dian adesso ha assunto sempre più i contorni della questione politica.